tutte le proposte di Riscossa Italia sono a medio-lungo termine. Un Mori sindaco, per i problemi urgenti della città, quali l'emergenza abitativa e l'immigrazione, quali risposte ci dà? Guardate, spero che non sia un progetto troppo a lungo termine, perché vista la situazione e i problemi che abbiamo e la velocità con cui questa dittatura finanziaria ci sta letteralmente massacrando, se non ci sbrighiamo governeremo soltanto le macerie. A livello locale, come vi ho detto anche in altri interventi, a mio avviso possiamo fare molto, altrimenti non saremmo neanche qui, nel senso che poi tutte le conseguenze di queste norme giuridiche che hanno trasformato la nostra società nell'incubo di un contabile si percepiscono proprio nel locale, con i continui tagli che hanno trasformato i sindaci in commissari liquidatori. Ecco, in questo contesto noi dobbiamo assolutamente intervenire per il sociale, anche sforando il patto di stabilità, perché quando c'è un disoccupato involontario che non arriva a fine mese, noi non possiamo dire che il bilancio è prioritario, i diritti non si erogano, non possiamo fare uccidere le persone. Quindi sicuramente su questo non c'è limite, abbiamo la copertura della sentenza della Corte Costituzionale del dicembre, la 275/2016, che oltretutto era in materia di trasporti, quindi qualcosa che costituzionalmente è sicuramente meno rilevante che non una persona che obiettivamente non arriva a fine mese, non ha un alloggio, non ha un lavoro. Quelli sono diritti costituzionali da tutelare. Per l'immigrazione la nostra posizione, guardate, è molto chiara. La solidarietà è sicuramente un dovere costituzionale. Il punto è, la vera domanda, l'integrazione è compatibile con l'austerità? Perché se facciamo politiche espansive c'è lavoro per tutti, se continuiamo a tagliare, ridurre la base monetaria, alla fine qui creiamo soltanto una lotta tra poveri, l'integrazione non è possibile e anzi lo stesso paese rischia di diventare una polveriera. Poi ovviamente per quanto riguarda chi commette reati o quant'altro, noi siamo per il rispetto della legge, dove l'espulsione dovrebbe essere un fatto doveroso. Anche lì banalmente non si fa perché non ci sono i soldi per fare gli accompagnamenti coattivi alla frontiera. Si è tornati a parlare di Gronda, qual è la vostra posizione in merito alle grandi opere? Le grandi opere in questo momento non sono neppure da prendere in considerazione. L'emergenza è tale che dobbiamo spostare le poche risorse unicamente sul sociale, su quanto è veramente necessario per la città, sulla sicurezza, sulla pulizia. Abbiamo i problemi delle partecipate che ben conosciamo, quindi sono completamente fuori dalla nostra agenda. Grazie.